Quando vi ho detto una cosa molto importante per quanto riguarda per poter vincere filotti di Champions, insomma, di diventare veramente in una Champions dove non si sa ancora oggi chi possa vincere, quindi non c'è una favorita vera e propria. C'è una serie di squadre dove la Juventus è un pochino defilata. Ma attenzione, che ho parlato di un Ronaldo che come dirigente non c'è meglio di lui nessuno, perché Messi come dirigente, come uomo squadra, come è troppo timido, come è Dybala che è in partenza, infatti. Uno ha vinto perché è stato incastonato in un anello pieno di pietre e lui è la punta di diamante, dove il gioco, parliamo di DNA, va, come dice Allegri, facciamo. Questa è la cultura calcistica di ogni stato, poi, no? È diversa, chiaramente, e influisce in parte a questi progetti. Detto questo, Messi, appunto, Pjanic è un altro debole ha un po' quello, Ronaldo, con la mentalità che c'è un po' Mourinho, di accentrare tutto su se stesso, io vinco, io faccio, poi avete visto con l'Atletico, quando tutti gli sono stati dietro, quando lui Vamos li ha presi nello spogliatoio, ecco perché riesce a rendere, ecco Ronaldo adesso è andato da Agnelli, si è fatto sentire, e questa è una notizia bomba. Su Pjanic ha intuito che Ronaldo, e se 5 mesi fa ha detto che vuole vincere la Champions, suo obiettivo con la Juventus, e soltanto poche ore fa in un emittente francese si è esposto così. Pjanic non è il tipo che è stato solo coi piedi per terra. Non, io non ce l'ho con lui assolutamente, ma comanda in questo momento. Ecco perché o ha ricevuto garanzie da Allegri che lascia campo libero a lui e lui farà veramente tutto nella Juventus. Questo rimarrà nella società, ve lo dico già adesso. Cristiano Ronaldo rimarrà nella società Juve, non so come. Ma Real Madrid l'ha scaricato in un momento troppo, un po' come è successo a Del Piero, no? È stato scaricato un pochettino quando lui poi aveva tutti i tifosi con lui. Agnelli non ha ingoiato questa presa di posizione di rimanere a Juve nonostante era già stato messo da parte. Non è un caso che poi tutto sommato la Juve non aveva torto da un lato, ma i modi sono stati un po' non tanto delicati nei confronti del fantasista juventino che tanto ha dato a questi colori. Quindi ecco qui che il disegno che ha la Juventus quest'anno, credetemi, Allegri, non importa, è partire con giocatori che abbiano una resa maggiore psicologica e che non abbiano questi cali nervosi. Partiamo da Ramsey, che è un rinforzo, sempre se il fisico gli terrà, questo è tutto un punto interrogativo, ma è un grosso giocatore, non è il classico giocatore che fa reparto, ma è un giocatore da ingranaggio, ha due piedi, sa calciare in porta, sa fare tre fasi, corre, è un motorino e serve. Abbiamo Emre Can, che è un giocatore di peso, sostituisce Khedira, che è in partenza. Un giocatore che ha più dinamismo e più gamba. L'avete visto che roba, è stato il migliore contro l'Ajax, assolutamente. Quindi la dice lunga anche sulla sua tenuta psicologica di testa, ecco. Betancourt, che è giovane, non è un caso che sia uscito allo scoperto Betancourt, ricordatevi, circa un mese fa disse: io voglio rimanere alla Juventus a vita. È lì che Pjanic
ufficialmente ha dato addio alla Juve per i motivi che ho appena citato poc'anzi. Quindi la Juventus sta nascendo una nuova Juve